Allora, mi trovo con Mauro e la signora Laura. Laura. Allora, Mauro e Laura sono di Torino, hanno un figlio che si chiama Mattia. Mattia. Ora, dovete sapere che noi abbiamo interloquito un pochino prima di cominciare l'intervista e mi hanno detto, guarda, siamo venuti a conoscenza di Genio, ma il modo con cui Mattia poi è stato iscritto a Genio è un po' particolare. Allora lo faccio raccontare a voi come avete conosciuto Genio e come è stato iscritto Mattia a Genio. In sostanza noi passeggiavamo per via Roma a Torino un sabato pomeriggio, io e Laura, e siamo stati contattati da uno dei ragazzi del Genio di Torino, il quale ci ha subito colpito per il suo approccio e così ci ha fatto una piccola prova di memoria. Di memoria, ci ha fatto il numerone lì in via Roma. Il numerone è incredibile. Ma più che dal numerone, io sono stato colpito dall'energia di questa persona, no? Perché oltretutto, sai, tutto sommato preso così poteva essere anche un trucchetto, no? Certo. Strano. Ma invece mi è piaciuta la persona. Poi devo dire che comunque, anche grazie al fatto che lui è stato testardo, nel senso che mi ho continuato a chiedermi di andare in presentazione, perché chiaramente sai il lavoro, corri qua, corri là, non, era difficile far combinare le cose. Comunque ci sono andate 2-3 settimane, ma poi siamo andati in presentazione. Ma anche perché non riuscivo a combinare di portare anche simultaneamente il figlio insieme, quindi... Però abbiamo deciso di andare noi anche perché ci rendevamo conto che per noi l'esigenza nostra era portarci lui, perché poteva lui averne un giovamento per la scuola. Lui in quel periodo faceva la quarta liceo e quindi eravamo quasi prossimi alla fine dell'anno, quindi poteva essere utile. Per questo avevamo questo interesse forte di portarlo. Prima ci siete andati voi e poi avete portato Mattia con voi? Siamo andati noi. Abbiamo comprato il corso per tutti e tre. Non ho detto a Mattia che avevo comprato il corso. Gli ho detto vai in presentazione perché è una cosa che a me sembra interessante. Lui è andato in presentazione, anche lui è rimasto entusiasta della cosa. Quando ha detto sì, lo voglio, gli ho detto ok, l'ho già comprato. Sei già iscritto. Mi piace molto questa storia. Mauro, quello che voglio sapere da lei è, di conseguenza, quando Mattia ha capito il valore di Genio, no? Immagino che a quel punto si sarà cimentato col metodo. Che risultati sono arrivati? Sicuramente, guarda, devo essere sincero, la cosa che ho visto subito è stata la tranquillità. Cioè il fatto che lui ha proseguito il suo percorso di studi con un altro atteggiamento di sicurezza. No? Non sono stati subito risultati eclatanti a livello di voti, ma ho visto una persona che ha affrontato la scuola con un altro piglio, con un'altra però tranquillità. Cioè il fatto di vederlo andare a un'interrogazione o a un compito in classe tranquillo e sereno. Questo è stato proprio il primo segnale della qualità di quello che stava facendo. Poi un'altra cosa anche non da trascurare è il fatto che lui in quel periodo faceva anche sport a livello agonistico, quindi è riuscito anche a organizzare meglio le sue giornate e trarne più profitto, quindi. Ecco, entro subito nel merito, quindi. Il corso di Genio è di conseguenza un corso che dal vostro punto di vista, per come avete potuto sperimentarlo voi e come ha potuto sperimentarlo Mattia, permette poi alla persona che lo acquisisce di vivere con maggiore tranquillità, di organizzare meglio la propria giornata, quindi di abbassare anche il livello di stress, di migliorare anche i rapporti magari interfamiliari con i propri genitori e anche da parte dei genitori verso il figlio.
Questa era l'altra cosa che volevo dire, l'altro aspetto che ha cambiato, l'altra cosa che è cambiata profondamente sono stati i nostri rapporti all'interno della famiglia. Sicuramente grazie al fatto che abbiamo seguito il percorso insieme, per cui noi abbiamo potuto crescere tutti insieme e sfruttare al massimo tutte le cose che vengono dette, insegnate nel corso al 100%, perché non c'è stata né, sai quella diffidenza che può esserci quando vedi una persona che torna entusiasta quasi, no, proprio con lo sguardo diverso, no? Ti viene un po' il sospetto da genitore, dici ma che gli stanno raccontando, no, questo qua. Invece noi eravamo lì con lui, per cui siamo proprio cresciuti insieme in questa cosa qua, abbiamo fatto tutto il percorso insieme. Poi, anche perché questo cambiamento è stato a livello familiare proprio, no? Quindi anche il fatto di parlare un po' la stessa lingua, no? Il fatto di aver vissuto e visto che tante cose si potevano fare, no? Quindi tra di noi anche motivarci a dire ma lo sai che, non so, ti stai cercando scuse, invece lo puoi fare, ed è stato bello anche quello, motivante. Devo dire che è molto bello ascoltarvi, perché sentire un padre e una madre che dicono siamo cresciuti insieme, padre, madre e il figlio, beh, insomma, è significativo di un senso delle radici e anche del ruolo che ciascuno interpreta e dell'amore che c'è nella famiglia, si percepisce a vista. Una domanda quindi che mi viene istintiva è: Mattia, quando, come dire, ha detto non posso più farne a meno, cioè voglio assolutamente il corso, perché generalmente magari, come dire, c'è sempre magari un momento iniziale in cui può esserci qualche perplessità. Quando è che lo avete visto effettivamente veramente convinto e quando avete capito che i suoi, diciamo così, limiti o le sue incertezze erano state definitivamente superate? Ti devo dire che, ripeto, abbiamo fatto il corso insieme, per cui abbiamo, al termine del corso abbiamo fatto la nostra condivisione e immediatamente, senza neanche confrontarsi con noi, Mattia ha subito detto che voleva proseguire nel percorso. Cioè il passaggio dalla demo al corso non c'è stato in pratica, perché io l'avevo già comprato, per cui non è che potevamo avere dei dubbi su questo. Diciamo che il gradino maggiore l'ha avuto nel momento che ha finito il corso, che quando gli è stato chiesto se era intenzionato a proseguire, no, nel percorso di crescita, e lui ha subito risposto sì, senza il minimo dubbio. Ecco, tra l'altro la particolarità di Mattia è che poi lui è diventato un formatore di genio. Non c'è arrivato a diventare un formatore, lui è diventato potenziale. È entrato in addestramento, per cui non ha ancora raggiunto il titolo di istruttore. Ok, però ha cominciato comunque un percorso. Sì, assolutamente. Posso dire di conseguenza che, insomma, innanzitutto, quindi sono stati soldi ben spesi, è stato un investimento per il futuro di Mattia, ma anche per il vostro presente. Io in prima persona nel mio lavoro ho applicato tantissime cose che ho imparato al genio. Sì. E non solo, ho consolidato delle convinzioni che avevo, che derivavano dalla mia esperienza. Ho avuto la dimostrazione che quello che sentivo era vero, no? Era dimostrato anche scientificamente, no? Certi concetti che vengono espressi e spiegati al genio, io in parte li avevo già acquisiti, no, dall'esperienza. Ma lì ho avuto la dimostrazione che era giusto ed era vero quello che stavo facendo, no? Che stavo, come pensavo. Ecco, è diverso da una cosa, avere il dubbio di, e invece avere qualcuno di fronte che ti spiega che quello che, in cui credi e che pensi è vero, è scientificamente provato. Mauro e Laura, se voi aveste la possibilità di parlare oggi col ministro dell'istruzione, fosse l'opportunità di dirgli
istituzionalizza il metodo, cioè porta questo metodo già nelle scuole elementari affinché gli insegnanti lo portino, lo trasferiscano direttamente agli studenti, già ai bambini, poi alle medie, poi al liceo, in modo tale che nel loro percorso scolastico gli studenti abbiano già un metodo in cui imparano delle cose e poi non lo dimenticano quello che studiano, come invece purtroppo accade oggi, per cui poi si diventa analfabeti di ritorno perché ci si dimentica quello che si è studiato. Ecco, vi domando, voi ritenereste opportuno una istituzionalizzazione di genio? Assolutamente, sì. Anzi, io proporrei di far fare il corso genio a tutte le mamme quando rimangono incinta. Cioè, quel bambino lì deve già nascere con qualcosa, no, disseminato in quella direzione lì. No, assolutamente. Cioè...